questo video vi mostro come mi mantengo in forma durante le nostre vacanze qua a Milos. Vi parlo dell'allenamento e della dieta. Sono le 11 del mattino, io mi sto per allenare. Solitamente i primi 2-3 giorni avevamo fatto allenamento a fine giornata, quindi quando tornavamo dalla spiaggia, però abbiamo notato sia io che Ele che uno ci allenavamo con poca voglia, poca diciamo performance, due letteralmente ci cambiava tutta la serata, perché invece di uscire e fare un po' magari i romanticoni, la coppietta, con l'allenamento la sera dovevamo chiaramente stare a casa e starci un po', dedicarci un po' di tempo, quindi abbiamo spostato la mattina. Oggi stiamo facendo una mattinata calma, io mi sto per allenare e mi sto facendo il mio solito Amino Energy, è un pre-workout, quindi mi dà un po' di caffeina, non lo uso sempre, però lo uso a volte quando sento che voglio spingere un pochino di più, non è assolutamente necessario, ma se volete qualcosa da Foodspring utilizzate il mio codice sconto. Detto questo, se vi piace il video io vi prego di lasciarci un bel like. E iniziamo. Io ho appena finito lì l'allenamento, è andato abbastanza bene, è durato 20-30 minuti. Invece di farvi vedere gli esercizi e far finta di essere grosso, che non sono, preferisco darvi dei consigli utili che potete utilizzare anche voi se andate in vacanza o in qualsiasi momento dove non potete veramente stare così attenti a dieta e allenamento. Voglio mettere in chiaro due cose. Primis, con la dieta solitamente, a meno che non fai parte di quell'1% che continua a tracciare meticolosamente, ho un ragazzo che si chiama Dario, lui fa così, shout out to Dario, a meno che non sei lui o 1% delle persone, se come tutti gli altri, anche ne incluso, che con la dieta andiamo in uno pseudo bulk, ovvero automaticamente andiamo in surplus calorico perché in vacanza magari mangiamo di più, ci muoviamo magari di meno, la sera usciamo, beviamo un po' più di alcol, quindi automaticamente siamo in surplus calorico. Questo è generalmente quello che succede con la dieta, mentre con l'allenamento non dobbiamo pensare a progredire mentre siamo in vacanza. La cosa importante è come minimo mantenere. Per farlo vogliamo rispettare comunque le variabili fondamentali dell'allenamento se si è naturali, che qual è? La progressione, ok? Il sovraccarico progressivo, è così che noi manteniamo e costruiamo nuovo tessuto muscolare, quindi vuol dire diventiamo migliori col passare del tempo, quello in primis, e due, vogliamo colpire con un'intensità, una frequenza e un volume abbastanza alto. Cosa sto facendo io? Ho provato a fare degli allenamenti più lunghi in vacanze, non mi piglia, non ci voglio dedicare un'ora o due ore, voglio dedicarci 30 minuti, quindi mi sono costruito un programmino full body che provo a mettervi sullo schermo in questo momento, veramente veramente semplicissimo, ok? Iniziamo con le push up. Poi abbiamo uno squat, un pistol squat, quindi con una gamba singola. Poi passiamo a una forma di row per la schiena. Poi abbiamo un unilateral cable lateral raise, mi sono portati gli elastici così che posso fare i lateral raise. Poi abbiamo unilateral hip thrust per un po' di glutei. Poi abbiamo un curl e poi abbiamo un esercizio per i tricipiti. Io quello che faccio è semplicemente ogni singolo giorno faccio solo una serie di riscaldamento e poi una serie lavorativa di ognuno di questi esercizi. Sembra pochissimo, ma quindi cosa? Solo due serie? Sì, ma lo faccio ogni giorno, la mia frequenza è molto alta, proprio come si vede nella ricerca scientifica per Natural. Se la frequenza è alta, in teoria possiamo colpire ogni gruppo muscolare più spesso, la sintesi proteica è più elevata più spesso. In vacanza, che no, se magari non vuoi stare due ore ad allenarti, vuoi stare 30 minuti, aumenta la frequenza, fai lo stesso circuito ogni singolo giorno, basta che il volume non è altissimo, puoi spingerti al cedimento o almeno RIR 2-1, soprattutto se fai con il peso corporeo, vogliamo arrivare al cedimento. E niente, io mi sto trovando a bomba, mi sono portato dei pesetti in vacanza, non dovete per forza, potete trovare un manico di scopa, usare delle casse di acqua, utilizzate il peso corporeo, e io sto facendo questo, e i numeretti che vedete scritti lì accanto, facilissimo, è il mio tracking di ogni seduta, ogni giorno provo a migliorare, ad esempio push up, primo giorno 5 kg, 14 rep, secondo giorno 19, terzo giorno 21, quarto giorno 23, quindi vedete che c'è una progressione costante? Stiamo rispettando il punto? Stessa cosa con tutti gli altri esercizi. Ok, quindi se volete potete fare questo, altrimenti create su un vostro circuito e se
Devo dire che per me l'alta frequenza è quello che mi salva in questo momento. Scusate per la clip super super lunga, passiamo alla... Prima di passare alla dieta vi parlo un attimo dell'integrazione. Non integro tanto, però mi porto, quando vado in vacanza, mi porto appresso delle cose che mi facilitano l'allenamento e la dieta. In primis proteine in polvere, queste sono le whey protein al cocco, che sono il mio gusto preferito. Se provate gli altri e dite che sono chimici, un pochino concordo, questo è il più buono, veramente fidatevi e provatelo se lo volete. Mi porto queste perché a volte con le proteine è difficile in vacanza colpirle tutte, quindi se sappiamo che abbiamo delle proteine in polvere, con uno o due scoop la sera ci becchiamo 40 grammi di proteine e stiamo a posto per la giornata. Poi vi ho già mostrato l'Energy Aminos, che è quello che uso io per allenarmi meglio, me lo porto anche in vacanza perché è buono. Ha anche degli aminoacidi, ok, che potrebbero essere utili, ma io personalmente, avendo letto un sacco di ricerca, ci sta della ricerca che non dimostra, cioè dimostra praticamente che sono ridondanti se noi colpiamo il nostro obiettivo proteico, quindi non lo prendo per gli aminoacidi ma lo prendo per la caffeina. E poi mi sono portato questa volta l'omega 3. L'omega 3 è perché sono abituato a mangiare un sacco di salmone, se avete visto l'ultimo mio full day of eating, di conseguenza sono venuto qua, sapevo già che avrei mangiato meno salmone, meno grassi, e quindi mi sono preso questo omega 3. Tra questo stack potrei anche aggiungerci la creatina, che però non sto più prendendo da un paio di mesi, se devo essere sincero, se no, altrimenti me la sarei portata appresso. Basta post workout, cosa ci facciamo? Io direi la cucina oggi offre delle pesche. Quindi facciamo pesca, che è per la nostra fonte di vitamine, carbo, zuccheri semplici. Poi abbiamo yogurt greco, quello buonissimo della Grecia, è al 2%, e fidatevi, si sente la differenza tra il 2%. È più cremoso. Molto più buono, molto quindi, più se potete. E poi noi ci aggiungiamo, per dolcificarlo e anche aggiungere un po' di freschezza e stupidità, vabbè, sono buonissime le whey protein di Full Spring a cocco. Facciamo un bel mix, un po' di miele, poi magari un po' di cricherini, qualcosa, non lo so, vedremo. Io no. Io così sto a posto, ragazzi. Non mi piace riempirmi troppo prima di andare fuori. Quindi yogurt e whey al cocco croccante per le proteine, pesca per carboidrati, micronutrienti e soprattutto post allenamento andiamo a riempire le riserve di glicogeno. Sì, ma soprattutto quelle del fegato. Liver. Ah, sì, liver. Liver, fegato. Yeah. Mm-hmm. Fegato. Là ci sta benissimo. Ragazzi, vi mostriamo quindi il passo post workout. Io guardate sta roba qua. Se volete andare a vedere delle bowls fatte in modo un po' più carino, passate dal canale di Ele. Guardate che bomba. Volevo spiegarvi un attimino, in sincerità, il fatto che non sto tracciando. Però non sto nemmeno mangiando completamente a buffo, nel senso che quello che faccio è provo ogni pasto a non pensare alla fonte di carboidrati. Quindi tolgo la fonte di carboidrati, penso alle proteine, penso alle verdure, penso alla frutta, ok? Faccio così solitamente per tutti i pasti, poi verso fine giornata, prima di cena, io e Dele facciamo in testa un calcolo, una stima delle calorie che abbiamo consumato e ormai abbiamo abbastanza esperienza per farlo. Io non lo faccio. Però lo facciamo insieme. Farlo, sì. Così che poi per cena mi posso permettere, se voglio un po' più di patate, se voglio di riso, se voglio un dolce, così so quanto spazio ho e dove dovrei arrivare con le calorie. Però generalmente faccio questo e io vi straconsiglio anche voi, se state in vacanza, pensate alle proteine e riempite di verdure e frutta i snack, i pasti principali. E se volete magari mangiarvi qualche cracker o qualche sfizio in più, optate per l'alternativa integrale come facciamo noi, perché ci sazia un minimo di più, è tutta una questione di sazietà. Sì. Però questi sono i miei consigli: pensate alle proteine, riempite il piatto di verdure, mangiate frutta come snack. Fate una stima delle calorie prima di cena e poi a cena vi potete permettere di esercizio. Io e Dele stiamo facendo un po' di trekking per provare a scendere e andare in questa tipo caletta spaziale con tipo delle rocce e delle cose. Però è tipo un bordello arrivarci, vero amore? Sì. Però è una figata. Se arriviamo lì sotto è fichissimo. Solo che l'hanno reso veramente complicato, dobbiamo tipo scalare tutte queste piccole rocce. Vabbè, ci proviamo. Però se questi sono dei segnali stop,
lo so chi, warning dangerous cliffs, keep away. Però qua sotto ci sta un sacco di gente. Noi sapete come siamo, no? Quando dicono non fate una cosa, la nostra generazione è tipo fai quella cosa, come con le droghe e tutto il resto. Wow, ci stiamo arrivando, mo. Aspetta, infatti faccio la cosa intelligente e metto le cose nello zaino. Ah, bella fresca. L'abbiamo fatta. Andiamo in questa caverna. Mi sembra una piccata. Un po' si tocca, un po' no. Sì, si tocca. Wow, raga, pazzesco. L'acqua non sarà magari delle più belle o pulite, però sta caverna è bella figa. È arrivata fuori. Aspetta. Gamba fine. Ragazzi, è la mattina seguente, ieri sera alla fine io ed Ele abbiamo mangiato nuovamente fuori. Abbiamo detto andiamo a farci una passeggiata fino al porto e poi torniamo, invece siamo andati là. Abbiamo visto il gyros e non ci abbiamo fatta a staccarci. Abbiamo detto dai, andiamo a mangiare questo gyros, però abbiamo fatto i bravi. Abbiamo preso un'insalata di nuovo in due, aguro tomata, e poi abbiamo preso quattro, diciamo, stick souvlaki di cotopolo, che vuol dire pollo in greco. Ci stava un po' di pita, un po' di patatine, ti portano tutto un piatto tipo arrotolato, una bomba, ce lo siamo divisi, quindi non abbiamo mangiato tantissimo. Anche lì io direi un altro almeno 30 grammi di proteine, quindi questo è più o meno come mangio io. Magari la mattina inizio con un caffè, faccio un po' di digiuno intermittente, mi alleno, poi subito dopo l'allenamento mangio una fonte proteica, poi i pasti fuori casa provo appunto a fare fonte proteica, verdure, frutta e poi non pensare alle fonti di carboidrati, e io continuo così. Ieri poi non ci siamo fatti un dolcetto perché non c'era niente a casa, però ci stanno alcune sere che magari mi faccio il cioccolato fondente, oppure una sera ho pure provato il loro baklava. Quindi facendo così io so che magari ogni giorno non colpisco esattamente le stesse cose, però un giorno magari vado al 2006, un altro al 2002, più o meno sto intorno al mio mantenimento, e se sto in lieve surplus calorico non è un problema, alla fine è vacanza. Io facendo così non sono assolutamente stressato, mi sento veramente felicissimo. Anche ieri dicevo ad Ele, mi sento libero con l'alimentazione, è la cosa più importante, raga, soprattutto in vacanza. Tipo, ci sta a tracciare quando dovete veramente focalizzarvi su un obiettivo e volete raggiungere una certa condizione, ma poi apprezzate anche il cibo, apprezzate la dieta, non fate che vi limiti troppo. E io sono veramente strafelice perché negli ultimi 2 mesi penso di aver costruito una consapevolezza che non avevo costruito magari in passato. Se andate anche a ripescare altri video passati, altre food day of eating, cioè mi serviva sempre fare questa dieta flessibile con includere dei dolci qua e là. Adesso, non lo so, ho provato a cambiare completamente il modo in cui mangio, mi sento benissimo, mi vedo bene e niente, sono felice perché non mi sento per niente limitato. Ah, siamo giunti alla fine del nostro video, io vi sto facendo qua il bolero al tè alla passion fruit che mi ha dato Ele, ve li consiglio. Volevo terminare il video ringraziandovi per essere arrivati fino a qua e vi volevo dare solamente qualche spunto in più su un piccolo aggiornamento sul canale, su quello che sto facendo. Per me, devo dire che il periodo coronavirus non è stato molto facile, anche il fatto di non vedere Ele per svariati mesi, stare chiuso in casa, abbiamo fatto una quarantena che poi, parlando con altra gente, quello che abbiamo fatto noi a Dubai è stato abbastanza tosto perché là è veramente un regime autoritario. Certo, non abbiamo avuto i problemi che magari altra gente ha avuto, quindi assolutamente sono problemi piccoli se lo vediamo nel contesto generale, però comunque, come mi sono sentito io, che alla fine è importante per me, mi sono sentito come se avessi il freno a mano tirato, come se i video fossero quasi sforzati, come se io non fossi me stesso sulla telecamera, e questo a me
non mi piace. Cioè, io quando filmo un video e noto che non sono me stesso quando lo vado ad editare o quando tipo lo rivedo editato, che magari sembri magari un altro edita, non mi piace, perché dico, io mi sto mostrando in un modo che non sono io. Adesso le cose che faccio e mostro, quello sì che sono io, ma proprio il modo in cui mi parlo, l'energia che ho, queste cose qua, diciamo che sono sicuro che appunto questo 2020 non è stato facile con nessuno, e per me, che comunque il mio lavoro, che poi è la mia passione, però consiste nel mostrarmi abbastanza frequentemente sui social, così è stato difficile, perché se non mi vedo me stesso e non mi sento me stesso fare dei video in cui, no, devo far mostrare me stesso, non era molto congruente, non era facilissimo. Però stando qua in vacanza, veramente vedendo Ele che si sta facendo il culo per costruire il suo canale, che sta mettendo fuori un sacco di video, mi è tornata un sacco la voglia di filmare, e penso che in questo video in particolare, tipo, questo è come sono io se mi beccate per strada, cioè, yeah. E quindi spero che lo riusciate ad apprezzare. Poi vi volevo un attimo aggiornare dicendo che a settembre tornano i video e ho molti progetti in the works, e io non vedo l'ora di condividerli con voi. Dovrò andare da Foodspring, che facciamo un meetup, ci sta un potenziale progettone che richiede un bel investimento di tempo, ma soprattutto anche di soldi e semplicemente di logistica, che non vedo l'ora di condividere con voi. Ci sarà il secondo lancio di Kaizen Athletica e non vedo l'ora, facciamo le performance shirts, proviamo una cosa nuova, vediamo come va, io spero nel vostro supporto. E poi sto scrivendo la mia guida 2.0, il mio textbook universitario scientifico, che non vedo l'ora di rilasciare a fine anno, e che sarà veramente una bomba. Non penso che ci sarà niente di simile nel mercato italiano. Questo è tutto, aggiornamenti a parte mia. Era una vacanza, però mi è veramente venuta voglia, mi sono sentito rilassato, è normale, mi è venuta voglia di filmare. Io spero che sia stato un bel video. Lasciateci un like se vi è piaciuto, iscrivetevi se siete nuovi. E niente, raga, grazie come sempre del supporto, che non sarei qua senza di te, voi, non sarei qua. Ci vediamo nel prossimo video, bye bye.